Ciao ragazzi, per la giornata del 1° aprile, un crimine al giorno, una giornata rilassata, credo e spero per tutti. Ricordiamo la dipartita da questo mondo di uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi, ucciso proprio il giorno del 1° aprile 1984. Adesso andiamo a vedere la scheda direttamente. Si tratta del grandissimo cantante Marvin Gaye, che è stato ucciso, pensate, da suo padre il 1° aprile 1984, nella casa dove abitavano oramai da un paio d'anni, in realtà, sia Marvin Gaye che la famiglia, uno dei più grandi cantanti soul di doo-wop, che aveva preso la via proprio da quelli che erano i sermoni e la situazione musicale e canora che veniva supportata dal padre, che era un reverendo protestante estremamente attivo all'interno della comunità e che lo aveva in realtà spinto a cantare e a interpretare, insomma, delle parti estremamente importanti all'interno di quello che era una prima opera creativa, una prima opera artistica, musicale, fin da quando era adolescente. Ma poi la vita che Marvin Gaye aveva preso, ovviamente seguendo il successo di canzoni estremamente importanti come I Heard It Through the Grapevine, insomma, un cantante incredibilmente importante sia per quanto concerne il suo apporto al blues e al soul, sia per quanto ha prodotto, per quanto riguarda i contenuti relativamente all'impegno sociale, piuttosto che addirittura l'impegno ecologico, in anni in cui sicuramente non era un fattore particolarmente determinante all'interno dei testi e all'interpretazione di musicisti di questo genere. Purtroppo c'è stato anche un seguito di vita con un crescendo di utilizzo di alcol e droghe, in particolare la cocaina, e soprattutto un rapporto con le donne che non veniva, come dire, supportato da un padre che, nel momento in cui aveva scelto di fare la vita della rockstar, lo aveva avversato in tutti i modi. Insomma, il fatto che ci fossero oramai moltissimi litigi, soprattutto nell'ultimo periodo di vita di Marvin Gaye, già flagellato da un utilizzo abbastanza importante di sostanze stupefacenti e dalla pressa del padre, che continuava a dirgli: tu, insomma, sei un debosciato, non sei un elemento importante, allineato della società, stai facendo una vita assolutamente non in linea con quelle che sono i dettami, insomma, di Dio e di quella che è la nostra Chiesa. Tutto trovò il culmine in una controversia, o meglio in un litigio familiare, la mattina del 1° aprile del 1984, fra le 10 e le 12. All'inizio sembrò che il padre avesse ucciso, cioè aggredito a colpi di pistola Marvin Gaye direttamente, addirittura in maniera premeditata, alla fine di una serie di litigi. In realtà, la faccenda fu il risultato di un'aggressione che Marvin Gaye ebbe nei confronti del padre, un'aggressione a mani nude a causa di un litigio familiare che aveva visto presente anche la madre. Purtroppo il risultato del padre fu andare a prendere la pistola che, pensate, gli aveva regalato soltanto il Natale prima, esattamente il figlio, e scaricargli due colpi, evidentemente particolarmente precisi, in petto, che gli trapassarono in particolare il cuore e i polmoni, e misero vita, insomma, misero fine forzatamente alla vita di Marvin Gaye. Quella riconversione, insomma, che il padre non era riuscito a ottenere sul figlio in termini di contenuti della sua musica e in termini di tipologia di vita, la ottenne, fra virgolette, forzatamente, con due colpi di pistola che uccisero uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Il padre, assolto dal crimine di omicidio premeditato, venne condannato semplicemente a 5 anni di reclusione, e purtroppo tutta la famiglia di Marvin Gaye ebbe un destino piuttosto brutto, perché la madre, a causa della morte del figlio, non si riprese e morì semplicemente 2 anni e mezzo dopo. Il padre è morto nel 1998 in una casa di riposo. Insomma, una tragedia
come si dice, dagli ambienti religiosi protestanti fino alle stelle della musica e tutto ciò che sta nel mezzo con dei grandissimi disaccordi familiari e legati insomma al modo in cui, secondo il padre, andava condotta la vita e evidentemente Marvin Gaye aveva tutt'altro tipo di idea, ma tutto sommato anche un ideale di comunicazione che ancora oggi è ricordato come qualcosa di estremamente importante. Un crimine al giorno, la perdita di un grandissimo musicista, 1 aprile 1984, Marvin Gaye, morto un giorno prima del suo compleanno nel 1984. Per un crimine al giorno con la Botteguccia dei Sigilli, ci vediamo domani, come al solito.